Buonasera, vi do il benvenuto in questo nuovo video nel quale vi parlerò di un altro brano tratto dallo stesso disco dal quale era tratto Robot Portrait nel video precedente che potete trovare in descrizione. Questo brano è quello che dà il titolo all'album, quindi The Quintessence. Eccolo qui, questo è il disco e questo è il primo brano. L'altra volta abbiamo parlato di Robot Portrait, oggi parleremo di Quintessence. Vi ricordo che il disco è del 1961, Quincy Jones e la sua orchestra. In questo caso parliamo di un brano scritto e arrangiato da Quincy Jones, dedicato al solista Phil Woods con il sax contralto, quindi una ballad. E anche questa volta parliamo, secondo me, di un capolavoro, ma sarete voi stessi a giudicare dopo averlo ascoltato. Le cose interessanti di questo brano sono naturalmente, a parte la sua bellezza, la bellezza del tema, la bellezza della composizione, i colori dell'arrangiamento, sono sostanzialmente due aspetti sui quali vorrei soffermarmi. Il primo è l'utilizzo di strumenti non sempre consueti per la big band. In particolare abbiamo una formazione che oltre alle classiche quattro trombe, quattro tromboni, cinque sassofoni, sezione ritmica, questa volta aggiunge un quinto trombone basso, la tuba, i sassofoni stavolta saranno tre anziché cinque, uno dei quali è Phil Woods che suona il tema da solista e un altro sassofono suonerà il flauto. Oltre a ciò abbiamo anche una sezione di quattro corni che sono davvero protagonisti in questo brano, fin dall'introduzione, dalle prime note dell'introduzione. E poi qualcuno di voi riuscirà sicuramente a sentire l'arpa che appare timidamente in questo grande contesto orchestrale, appare in alcuni punti ben chiara. L'altro aspetto importante sul quale vorrei soffermarmi è la presenza della testa del tema come elemento costruttivo dell'introduzione di alcuni contrappunti al tema stesso, che vi farò ascoltare volta per volta, e del finale del brano. Cominciamo con l'ascolto della testa del tema che viene eseguita appunto da Phil Woods al momento del suo ingresso. Con questo frammento tematico, Quincy Jones costruisce l'intera introduzione, utilizzando la testa del tema così com'è, con le note Do, Fa, Do, subito dopo con la mutazione Fa, Do, Fa. Nel primo caso ai corni, nel secondo caso alle trombe con sordina e poi anche ad altri strumenti, come vedrete nel frammento in video. Durante l'esposizione del tema di Phil Woods, la testa, che è stata utilizzata già per l'introduzione, comparirà sotto forma di contrappunto, prima nel trombone basso, subito dopo alla tuba, ai corni. Ancora ai corni. Dopo la cadenza, per il finale, Quincy Jones ripropone quasi identica l'introduzione con tutto ciò che abbiamo detto appunto riguardo l'introduzione, quindi frammento tematico mutato e frammento tematico che viene passato da uno strumento all'altro.
In ultimo vi faccio ascoltare la cadenza che Phil Woods esegue sul punto coronato. L'accordo è Do settima, bemolle 9, 13, diesis 11 e Phil Woods naturalmente utilizza la scala semitono tono. Ascoltiamo. Bene, ora che abbiamo tutti i frammenti, possiamo dedicarci all'ascolto del brano nel suo insieme, nella sua interezza. La partitura che vedete scorrere sullo schermo è una mia trascrizione che ho realizzato per essere eseguita con l'orchestra. A questo scopo ho dovuto fare dei piccoli adattamenti di strumentazione, per cui vedrete soltanto 3 corni anziché 4, soltanto 3 tromboni anziché 5, non ho introdotto l'arpa, i punti dell'arpa, i punti dove entra l'arpa li ho affidati al pianoforte e ho aggiunto anche 2 sassofoni. Vorrei a questo proposito ringraziare il mio amico e studente Nicola Cozzella che ha dato un prezioso contributo e mi ha aiutato nella trascrizione di questa partitura. Buon ascolto e alla prossima. Arrivederci.